Ciao a tutti ragazzi, in questo video avrei voluto presentarvi una persona che però per adesso continua a dirmi di no, continua a non volere registrare con me e spero di convincerla il più presto possibile. E quindi giro da sola e decido di parlare di un altro argomento. Come vi ho già detto più volte, io oltre a registrare video sono una grande utente di YouTube, nel senso che mi sto appassionando soprattutto negli ultimi mesi a determinati YouTuber, seguo i loro video e spesso mi chiedo il perché del successo di determinati personaggi, mentre in altri casi capisco benissimo il perché siano famosi, il perché siano amati, perché io stessa li amo. E la cosa che mi chiedo di più in assoluto è questa: io capisco molto facilmente il perché possa avere successo un buon intrattenitore, oppure per quanto mi riguarda, amo moltissimo gli youtuber che fanno determinate recensioni. Ad esempio, io sono una fanatica di cinema, amo tantissimo i libri e quindi ci sono due o tre youtuber che recensiscono libri, mi fanno innamorare ogni volta, nel senso che quando li sento parlare mi fanno venire immediatamente voglia di andare subito in libreria, oppure quando sento parlare di un film in un certo modo con toni entusiastici e soprattutto con una certa proprietà di linguaggio mi viene voglia di vedere quel film, di vivere quelle emozioni e di capire se anch'io provo le stesse cose. Però la cosa che continua a sorprendermi è il successo di chi, diciamo, su YouTube mette soltanto se stesso, la propria vita. Non sto dicendo che questo sia sbagliato, sia chiaro, lo preciso. Infatti, anch'io ho iniziato a registrare un piccolo vlog delle mie vacanze e nel tempo mi piacerebbe girarne sempre di più, mi piacerebbe farvi entrare nel mio mondo. Però quello che io mi domando e che chiedo onestamente a voi, vorrei confrontarmi su questo argomento, è questo: perché amiamo così tanto le vite degli altri? Perché ci appassioniamo? Perché vogliamo essere spettatori lontani di quello che capita alle altre persone? E magari invece quando siamo per la strada non ci avviciniamo agli estranei. Se c'è una panchina ci sediamo il più lontano possibile da chi è già seduto. È un'idea molto particolare che davvero mi incuriosisce e mi stuzzica. Non so, mi viene in mente il Grande Fratello in cui c'è questa osservazione maniacale dell'altro 24 ore su 24, in cui vogliamo sapere anche quando l'altro, un estraneo che non avrà mai a che fare con noi, va al bagno. È una cosa, se ci pensiamo, molto strana, quasi malata. Ora, ovviamente su YouTube non è la stessa cosa, magari noi vediamo 20 minuti della vita di qualcuno, però normalmente se non fosse dietro quella scatola, se noi non vedessimo i lustrini, ci interesserebbe sapere che cosa fa questa persona. Non lo so. Secondo voi, i vlogger di questo tipo perché hanno così tanto successo? Perché ammiriamo la loro vita? Perché la invidiamo? Forse perché probabilmente vediamo solo il meglio, un briciolo di un'esistenza, perché io non credo che siano tutti sempre felici e contenti e col sorriso sulle labbra. Forse perché abbiamo bisogno alla fine di una giornata intensa, faticosa, stancante, di rilassarci e di pensare che ci possa essere anche qualcosa di bello, di pensare che anche noi possiamo avere quel sorriso se continuiamo a lottare e se speriamo un po'. Di sicuro io non sono contro a coloro che riescono, diciamo, a fare successo in questo modo, perché penso che saper parlare agli altri, saperli convincere, saperli emozionare, entusiasmare, sia un talento, sia un'arte. E come un doppiatore, diciamo, sfrutta il proprio talento innato, la propria voce e ne fa un lavoro, chi sa comunicare, chi sa farsi voler bene, diciamo così, può fare di questo un lavoro e non ci vedo niente di male. Specie se utilizza le proprie esperienze, il proprio vissuto, non dico per diventare un maestro di vita, però ecco, per condividerle con gli altri e per magari dare agli altri una chiave di lettura diversa sui problemi quotidiani. Certo, ammetto che in tanti casi un po' mi irrito nel vedere comunque tutti questi vlogger che sono un po' al di sopra della media, diciamo così, quindi che spendono e spandono, ma questo è un limite mio. Però ecco, in tanti casi mi diverto anch'io a vedere le giornate degli altri, ad uscire dal mio mondo senza uscire veramente. Non mi dilungo troppo in questo video, vi lancio soltanto questa domanda, diciamo così, e però voglio dirvi due cose. La prima è che sto per cambiare, anche se è una parola grossa, leggermente il mio look. Non lo vedrete probabilmente dal prossimo video, anche se forse sarò in transizione, diciamo così, nel prossimo video. Continuerò ad avere le treccine, però saranno leggermente diverse, poi vedrete. Non vi do indizi perché tanto la cosa avverrà piuttosto presto. E poi volevo ringraziarvi tantissimo perché siamo arrivati a 600 iscritti. Mi ero ripromessa di non proporre più degli ascoltati perché da quando li ho proposti, tranne la prima volta, non sono stati molto raccolti. Però non so, ci riprovo, insomma. Se avete delle domande per me, fatemele tranquillamente o qui sotto questo video oppure utilizzate pure la mia pagina Facebook e mi piacerebbe, insomma, rispondervi in un prossimo video perché, come vi ho detto, mi piacerebbe farmi conoscere a 360 gradi il più possibile da voi. E poi se ci sono degli argomenti dei quali vi piacerebbe che io parlassi, ne sarei davvero contenta.
attività suggerite, proponete, sentitevi liberi, sbizzarretevi completamente, perché è molto bello anche trarre ispirazione dai vostri commenti e dai vostri pensieri. Questo video potrà sembrarvi inutile, in realtà soltanto uno sproloquio, però non so, anche se non avevo idee precise e anche se tendo a non fare video in questo caso, oggi avevo voglia di accendere la telecamera e di chiacchierare a ruota libera con voi, quindi spero che non troviate inutile o stupido questo video e che vi tenga compagnia qualche minuto. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo video, vi lascio in info box il link della mia pagina Facebook e vi invito, se vi va, ad iscrivervi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!